l'80% dei miei colleghi non... Ripensare il centro del paese per offrire più spazi di socialità ai cittadini. È l'obiettivo del comune di Santa Cristina e Bissone, che ha dato il via alla costruzione di una nuova piazza in via Vittorio Veneto, a cui seguirà la realizzazione di un centro polifunzionale. Due progetti dal costo complessivo di circa 600.000 euro, che verranno realizzati con fondi statali, ma anche grazie ai soldi risparmiati, a seguito della riqualificazione dell'impianto di illuminazione del paese. Quindi la piazza è nata appunto dall'idea di condivisione e di mettere degli spazi a servizio dei cittadini, sia in termini appunto per gli anziani, in termini sanitari, ma soprattutto in termini sociali. Infatti la piazza è il centro del paese, quindi più che la piazza può ospitare un centro polivalente, il teatro, che sarà iniziato quest'anno, quindi anche questa è una struttura che può riguardare, interessare il territorio. Abbiamo questo edificio da recuperare in seguito ai fondi di rigenerazione urbana di Regione Lombardia e inserito anch'esso nel PNRR. Come nel PNRR vorremmo chiedere un contributo allo Stato per la riqualificazione del nostro museo contadino, ossia in quell'area lì che è strategica sarà ampliato, che già è di interesse regionale e quindi verrà assumendo quello che sono altri musei contadini che purtroppo hanno chiuso, abbiamo assorbito tutte queste realtà e creare un percorso museale che ripercorre un po' quelle che sono le nostre storie, le nostre tradizioni. Al termine dei due interventi e con il recupero del museo contadino, il centro di Santa Cristina cambierà decisamente volto. Noi adesso siamo in fase di PRG, quindi andremo ad adottare questo strumento e incaricheremo un tecnico, un architetto, che deve fare una valutazione di un recupero di tutto il centro, di tutti i servizi, quindi una strategia funzionale in termini appunto di strutture, ma anche di vivibilità. Questi centri devono un po' erigersi come qualità della vita. Quindi è quello a cui noi dobbiamo puntare, quello a cui mi riferivo prima, renderli vicini alle città.